mondo rischia la fame, il conflitto tra Russia e Ucraina in corso coinvolge anche l'export del cibo. Ma capiamo meglio cosa sta succedendo con Davide Chiantore, Head of Research di Abalone Solitaire. Il conflitto russo-ucraino non accenna a risolversi. In queste settimane, anzi, c'è stata un'escalation e in particolare ultimamente l'espansione di questo conflitto è andata a toccare una nuova arma, se così vogliamo dire, che è quella del cibo, della carenza di cibo, della produzione di cibo da parte dell'Ucraina e della relativa distribuzione a tutti i paesi che ne fanno utilizzo. In particolare, quindi, in questi ultimi giorni la Russia sta bloccando con la forza, di fatto, l'accesso delle navi che esportano i cereali, in particolare il grano, dalla Russia verso il Mediterraneo. E dunque è una situazione molto critica, nel senso che, come sappiamo, l'Ucraina è uno dei più importanti produttori di cereali al mondo e senza le sue forniture sono a rischio molti approvvigionamenti sia per l'Europa ma anche per l'Africa e altri continenti. L'irrompere di questa nuova tensione sul fronte del cibo sta creando un impatto a livello planetario, potremmo dire. E quindi potremmo assistere nelle prossime settimane ad un vero e proprio blocco totale delle esportazioni di cereali. E questo fa sì che i prezzi delle materie prime, in particolare i prezzi degli alimenti, in questo caso, abbiano una tendenza a salire. Ciò che sta accadendo impatta anche sui mercati finanziari. Vediamo dei risvolti anche sui mercati finanziari, nel senso che tutti i paesi del Nord Africa hanno visto un importante collasso dei prezzi delle obbligazioni governative. Ovviamente c'è anche una componente dovuta al rialzo dei tassi negli Stati Uniti, che ha un impatto negativo sui paesi del Nord Africa, più in generale su tutti i paesi emergenti, soprattutto quelli più indebitati, ma senza dubbio il crollo dei prezzi di alcuni bond hanno vissuto un crollo notevole dei prezzi proprio a causa della paura che le tensioni dovute alla carenza di cibo potrebbero generare a livello politico, quindi con una maggiore instabilità da parte dei governanti e dunque anche un maggior rischio paese, un maggior rischio default. Un problema, quello degli approvvigionamenti di cibo, che aggrava ancora di più il fenomeno dell'inflazione. L'inflazione, che come sappiamo è un problema in questo momento, un tema nuovo, presente da alcuni mesi sui mercati e anche a livello economico, quindi tenderà anche a salire a causa di queste spinte inflazionistiche sugli alimenti. Quindi in una situazione già delicata si sta aggiungendo un problema ulteriormente grave, un ulteriore grattacapo che potrebbe creare delle tensioni a livello politico in Africa e tensioni a livello finanziario e in particolare sui tassi in Europa. Negli Stati Uniti la situazione non è migliore, nel senso che anche negli Stati Uniti e più in generale in Nord America si sta vedendo l'impatto di questa situazione. La carenza negli approvvigionamenti, nelle forniture di materie prime, quindi non accenna a placarsi. All'aumento dell'inflazione corrisponde anche l'aumento dei tassi, con un forte impatto su un settore specifico. L'aumento dell'inflazione sta costringendo le banche centrali ad aumentare i tassi. Non possiamo quindi non pensare all'impatto che ci sarà sul settore immobiliare, sul costo dei mutui e delle ipoteche. L'aumento dei tassi, che ormai è scontato, sta avendo un impatto diretto, già anche abbastanza intenso, sull'erogazione di prestiti alle aziende, alle famiglie e a tutti coloro che vogliono ad esempio comprare un immobile tramite l'utilizzo di un mutuo o un'ipoteca. Questo avrà un impatto a sua volta sull'andamento dei prezzi del mercato immobiliare. Già ora si vedono alcune tensioni in alcune regioni del mondo, in particolare in Europa e negli Stati Uniti. È presumibile che questo aumento dei tassi ipotecari e dei mutui seguirà un trend di lungo periodo e dunque c'è da aspettarsi in certe situazioni delicate un vero e proprio crollo dei prezzi degli immobili, perché chiaramente uscendo da molti anni in cui siamo stati abituati a vedere dei tassi vicini allo zero, tutt'altra cosa è avere dei tassi invece che magari arriveranno a costare il 4, il 5, il 6% in eurovaluta e magari anche qualcosa di più sul dollaro.
E quali sono i rischi? Ovviamente l'inflazione da un lato e il rialzo dei tassi dall'altro rischiano di strangolare la crescita economica, il trend economico, e i mercati in questo momento stanno vivendo degli storni e ci sono turbolenze proprio perché prezzano questi rischi, quindi in parte già sono incorporati soprattutto sui mercati azionari, in parte anche sui mercati obbligazionari.